interrogarsi qualcosa e dicono una cosa vera, una cosa falsa, una cosa parzialmente vera. Ma innanzitutto a me fa molto piacere, io veramente ti ringrazio di questa domanda, perché io credo che mai come in campagna elettorale ci sia bisogno di un'operazione verità, quella che per esempio non si fece 10 anni fa, quando noi facevamo un'intera campagna elettorale convinti che andavamo in un comune insomma in cui si poteva amministrare, ce lo lasciarono con i rifiuti qua a Via Duomo che arrivavano più o meno al primo piano e ci lasciarono i conti praticamente a secco. Quando sento dire Manfredi il debito di 5 miliardi non è vero, magari è vero il debito che Manfredi ha lasciato di diverse decine di milioni di euro come rettore dell'università, vabbè, ma questo poi è una storia che appunto va raccontata, perché se c'è, come dire, un debito c'è anche perché c'è chi non paga il comune e non sempre è facile discutere i crediti. Allora, quali sono i due temi? Il debito del comune di Napoli è un debito molto antico che si può risolvere, nessun sindaco lo può risolvere, si può risolvere solo con un intervento normativo, come è accaduto con Roma, come è accaduto con Catania, come è accaduto con Torino per certi versi, con Reggio Calabria. Il debito storico risale in gran parte, la maggior parte del debito è quando c'è stato il terremoto dell'80 e l'emergenza di rifiuti. Quelli sono i due grandi debiti. E quindi là non è De Magistris, non è Iervolino, non sarà chi verrà dopo. Poi c'è il tema invece del disavanzo, cioè il tema, come dire, del fatto che i conti del comune sono in rosso sul tema entrate-uscite. Noi, avendo ereditato un comune in situazione drammatica, e questo sì per colpa di chi ci aveva preceduto, quindi chi oggi sostengono Manfredi, quel disavanzo noi l'avevamo anche recuperato, ma le leggi che sono mutate e contratti che noi abbiamo firmato con lo Stato ha cambiato le regole in gioco, ha fatto sì che noi non l'abbiamo potuto recuperare come avremmo potuto. Do solo un dato, 1.600.000.000 di tagli complessivamente in questi 10 anni. E quindi due temi su cui noi abbiamo fatto leva, considerando i tagli del governo, le leggi che non ci hanno aiutato, non lo dice De Magistris, lo dice il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Quindi è dato certo, non confutabile, sono le entrate e il patrimonio. Le entrate noi abbiamo raggiunto i risultati migliori che si potevano raggiungere. Se non ci fosse stata la pandemia, questo ce lo riconoscono tutti, con le misure che avevamo messo in campo, noi non solo avremmo ulteriormente migliorato la riscossione, ma avremmo anche migliorato la lotta all'evasione. Ma, e questa è la cosa imbarazzante, qualcuno pensa che noi avremmo potuto incassare nel 2020 e quindi recuperare. Dimentico, nel 2020 le tasse sono state sospese, non dal sindaco De Magistris, dello Stato. E poi in piena pandemia è ovvio che la riscossione in generale diminuisce, sia perché c'è la pandemia, sia perché lo Stato le ha proprio sospese. C'è il patrimonio. Per poter recuperare quel disavanzo, che per colpa dello Stato, in particolare per le leggi dello Stato, è arrivato a quei livelli, si sarebbe forse dovuto vendere il Duomo, Castel dell'Ovo, il Maschiangelino, il Teatro San Carlo. Tema ovviamente che tutti possono capire, improponibile, a meno per De Magistris, poi non escludo che possa venire Attila un domani che per fare cassa vende anche quello. Quindi certo non siamo stati particolarmente rapidi a vendere il patrimonio mobiliare disponibile, quello ERP, le case popolari, un po' le abbiamo vendute, ma non è che quelli recuperavano il disavanzo. Allora, quello che sta riconoscendo oggi il governo e anche il Parlamento, c'è bisogno finalmente di una legge che metta in condizioni i comuni di governare risanando le ingiustizie. Quello che è curioso, consentitemelo di dire, è che questo lo scoprono in campagna elettorale. Cioè hanno dovuto addirittura fare un patto scritto, che poi vale non so quanto, le leggi si fanno in Parlamento e non so se con quelle tre sigle hanno i numeri in Parlamento. Comunque, un patto scritto per convincere una persona a candidarsi. Queste persone, lo voglio ricordare, che quando noi facevamo le battaglie sul debito ingiusto, sulle risorse che non c'erano, sui fondi che mancavano, si sono girati dall'altra parte o ci hanno osteggiato, non ci hanno sostenuti. I napoletani questa cosa la devono sapere, perché devono sapere non tanto a chi votare in campagna elettorale, che mi interessa poco in questo momento, devono sapere che tutto quello che abbiamo fatto in questi anni l'abbiamo fatto senza soldi, e nonostante quelli che oggi dicono che i comuni e i sindaci devono essere sostenuti e che hanno fatto con i fatti esattamente il contrario in questi anni. Questo lo bisogna dirlo, questa sarà l'operazione verità, che io lo dirò tutti i giorni in questa campagna elettorale. Quindi mi sfidassero, Manfredi 5 miliardi di debiti, falso.
l'Università di Napoli e quindi il rettore ci doveva dare decine e decine e decine di milioni. Queste sono cose vere. Io non è che avevo interesse a cacciarle, ma se qualcuno ci vuole sfidare sul tema del debito, allora la perde la campagna elettorale, la perde. Perché noi diremo tutto, chi si è girato dall'altra parte, chi ci ha chiuso la porta in faccia, chi mentre manifestavamo sotto Palazzo Montecitorio e Palazzo Chigi non ha fatto nulla per il debito di Napoli, per sostenere i napoletani, per dare i servizi alle politiche sociali, per consentire più sviluppo, più mezzi di trasporto. E nonostante questo, al prossimo sindaco noi non consegniamo la città con i rifiuti al primo piano, ma che se non ci fosse stata la pandemia avremmo consegnato la città al primo posto in Italia per cultura e turismo, con tutti i limiti, ovviamente tutti i difetti e anche gli errori che abbiamo commesso.